Dio si è fatto storia nell'Antico e nel Nuovo Testamento e cammina con il suo popolo, lo ha detto il Papa nell'omelia della Messa del Mattino. I peccatori di alto livello, che hanno fatto peccati grossi. E Dio ha fatto storia con loro. Peccatori che non hanno risposto a tutto quello che Dio pensava per loro, ma pensiamo a Salomone, tanto grande, tanto intelligente, e finì poveraccio lì, che non sapeva come si chiamava. Ma Dio era con lui. E questo è il bello, no? E Dio è consustanziale a noi, fa storia con noi. Di più, quando Dio vuol dire chi è, dice: io sono il Dio di Abramo, di Isacco, Giacobbe. Ma qual è il cognome di Dio? Siamo noi, ognuno di noi. Lui prende di noi il nome per farlo il suo cognome. Io sono Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Petru, di Marietta, di Harmony, di Marissa, di Simone, di tutti. Di noi prende il cognome di Dio e ognuno di noi. Lui, il nostro Dio, ha fatto storia con noi, ha preso il cognome dal nostro nome, e questo è il più importante. Si è lasciato scrivere la storia da noi. Noi scriviamo questa storia di grazia, peccato, e lui va dietro noi. Questa è l'umiltà di Dio, la pazienza di Dio, l'amore di Dio. È nostro. E così lui ha voluto essere consustanziale alla madre, a noi. E questo fa piangere. Tanto amore, tanta tenerezza. Di avere un Dio così. La sua gioia è stata condividere la sua vita con noi. Il libro della Sapienza dice che la gioia del Signore è fra i figli degli uomini. Con noi. Soltanto avvicinandosi il Natale viene di pensare: se lui ha fatto la sua storia con noi, se lui ha preso il suo cognome di noi, se lui ha lasciato che noi le scriviamo la sua storia, almeno lasciamo noi che lui ci scriva la nostra storia. E quella è la santità. Lasciare che il Signore ci scriva la nostra storia. E quello è un augurio di Natale per tutti noi. Ma che il Signore ti scriva la storia e che tu lasci che Lui te la scriva. Così sia.